Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova diretta dal Centro Giovani BIC. Anche questa diretta si inserisce in un progetto denominato Skills Network che promuove una rete di spazi giovanili in cui i ragazzi diventano parte attiva nella produzione di contenuti web. Oggi una puntata davvero speciale, abbiamo il piacere di avere con noi come ospite una grande atleta e professionista. Lo sport nella quale è stata per molti anni protagonista è il tennis. Ha partecipato ai più importanti tornei internazionali. Io non mi resta che presentarvela e dare il benvenuto a Maria Elena Camerin. Ciao Maria Elena. Guarda, non ti sentiamo, non so se hai il microfono spento. Ci sei? Non ti sentiamo. Prova sul microfono. Non ti sentiamo. Fino a 2 minuti fa andava tutto bene. Prova a uscire e rientrare. Aspettiamo un attimo Maria Elena che rientra, c'è qualche problema tecnico. Vediamo se rientra. Ci sei? Hello? Eccoci Mi sentite? qua! Per Il fortuna, bello pensavo della fosse diretta! successo. No, Il meno bello della male. diretta, fino a un minuto prima, prove generali, tutto ok? Era tutto perfetto, era. Va bene. L'importante è che sei tornata, dai. Intanto ti Assolutamente. ringraziamo per essere qui con noi, sappiamo che sei molto impegnata. No, invece grazie a voi e grazie di avermi ospitato nella vostra trasmissione. E spero sia un buon momento di condivisione insieme e ho la possibilità di raccontarvi un pochino quello che è stato il mio passato e quello che sto facendo adesso. Grazie a voi. Certo. Bene, allora io comincerei questa nostra chiacchierata con qualche domanda così. Volevo chiederti innanzitutto come hai cominciato a giocare a tennis, a che età e se è stato un tuo volere oppure semplicemente un interesse, un provare uno sport come un altro, se fosse stata spinta da qualcuno. Guarda, è stata pura casualità perché io sono figlia unica e mio papà è molto appassionato di calcio, quindi insomma in casa si vedeva molto calcio, però ogni tanto insieme a un amico andavo a giocare a tennis, ma con pochissima frequenza, ti parlo di una volta ogni 2 o 3 mesi. E io andavo insieme a loro e vedevo che comunque si divertivano tantissimo a giocare. E mentre loro erano in campo, io ovviamente mi annoiavo a stare troppo tempo a guardarli, e ho chiesto di provare contro il muro e iniziavo a palleggiare, a fare qualche scambio da sola. Da lì mi è piaciuto e ho chiesto appunto a mio papà se poteva portarmi a giocare. I miei genitori sono di San Donà di Piave e comunque d'estate spesso venivano a Jesolo e ho iniziato a giocare, insomma, a fare le prime lezioni qui a Jesolo ed è nata proprio come per puro caso, diciamo, non c'è stata una passione magari in famiglia,
da cui sono appunto mi sono appassionata. È stato un caso, una cosa che sì, evidentemente avevo dentro. Un caso che è andato bene alla fine. Ecco, quindi hai cominciato? Che ci dicevi? Ho iniziato, allora ti dico, la prima volta che chiese mio padre di portarmi avevo 6 anni, ma il maestro ai tempi mi disse ancora non c'erano tutte i materiali che ci sono adesso, io ero molto piccolina e abbastanza magra, e quindi mi dice, disse a mio padre, guarda, aspetta qualche anno perché almeno cresca un pochino. E ho iniziato poi per anni, ho continuato, papà portami, a 10 anni ho iniziato, quindi diciamo anche un po' tardino, perché comunque adesso con i materiali che ci sono a 5 anni si può iniziare, 5-6 anni si può partire, certo. E provare. Sì. E invece poi, quando ti sei accorta che stava diventando o poteva diventare qualcosa di più? Guarda, la mia fortuna, diciamo, è stata che io l'ho sempre vissuta come un gioco, e forse è questo che me l'ha fatto vivere in maniera positiva, anche nonostante la pressione, la tensione, la voglia di fare bene, e quindi io vivendolo sempre come un gioco, che comunque assolutamente lo facevo al massimo, perché un po' di carattere, tutto quello che faccio voglio farlo bene, e mi ha portato avanti e non me ne sono neanche accorta, diciamo, di entrare nel professionismo, perché l'ho sempre vissuta appunto come un gioco, come giocare alla PlayStation, che ne so, o giocare al campetto dietro casa. Io ho fatto insomma questa carriera, questa esperienza, certo. E vedevo di essere bravina perché comunque vincevo i primi torneini, e da lì insomma anche mio papà ha visto, anche i maestri gli dicevano guarda qualità, e da lì passo dopo passo insomma ho iniziato a fare agonismo, sono passata al professionismo e poi insomma ho fatto 15-16 anni di carriera, conclusi 5-6 anni fa, sì. Bene. E da piccolina avevi già un tuo idolo, una idola, una tennista a cui ti ispiravi? Sì, quando ero piccolina mi piaceva tantissimo Jennifer Capriati, italo-americana tra l'altro, e mi piaceva tanto il suo tennis, mi piaceva perché la vedevo simpatica in campo, e ai tempi lei usava tutta l'attrezzatura, l'abbigliamento, scusami, della Diadora. E mi ricordo questo aneddoto simpatico che ho chiesto ai miei genitori di comprarmi, volevo le scarpe come lei della Diadora, e le ho fatte girare tutti i negozi di articoli sportivi, di tennis, ma il problema è che abbiamo scoperto poi dall'ultimo rivenditore che avevo il piede troppo piccolo e non c'era la mia taglia, quindi niente scarpe di Jennifer Capriati, niente. Sì. Bene. C'è una persona, qualcuno che devi ringraziare più di qualcun altro che ha sempre creduto in te? Beh sì, sicuramente la prima persona è la famiglia, è mio padre che è sempre stato il mio primo sostenitore, e ovviamente poi anche mia madre, ma mio padre è sempre stata la persona più vicina a me, positiva, anche quando perdevo era la prima persona con cui parlavo, perché lui mi diceva non importa, andrà meglio la prossima, è il mio primo fan, e quindi diciamo che insomma ho vissuto questa esperienza davvero bene, in maniera positiva, perché spesso sai i genitori, questo è uno sport individuale, quindi la famiglia è molto presente, ti accompagna ai tornei, può vedere, assistere alle partite, non è come magari uno sport di squadra dove parti, vai con la squadra, i genitori sono a casa, quindi c'è sempre diciamo il genitore, e spesso magari ovviamente loro ci tengono che tu vada bene, che tu diventi forte, magari non avendo l'esperienza sportiva a volte i commenti possono essere anche non diciamo adeguati, e quindi sai, uno magari la vive male, vorrebbe dimostrare alla famiglia di fare bene e fa l'effetto un po' contrario, perché alla fine a un certo punto uno dice cavolo,
non riesco a esprimere quello che vorrei e quindi poi c'è una rottura e dici no, faccio altro. Invece l'ho sempre vissuta bene, con poche aspettative e come un'esperienza che comunque andasse, era sicuramente una grande esperienza di vita, perché il tennis, insomma, se fai il livello agonistico, inizi a girare anche un po' per tutta Italia, poi quando migliori e prendi una classifica internazionale, giri tutto il mondo, perché da gennaio a ottobre ci sono tornei, la stagione è molto lunga e giri tutto il mondo. Io ovviamente, come sai, sono stata dappertutto, Australia, America, l'Europa, Sud America, e quindi insomma è un'esperienza che girando credo sia la miglior formazione per una persona, e quindi oltre ad essere, insomma, oltre ad andare bene, mi è stata anche di aiuto per la mia vita privata e personale, per me stessa. Certo, e hai appena detto, hai appunto, hai girato e partecipato ai tornei più importanti del mondo, no? Qual è quello, una curiosità, quello più affascinante, dove, non so, si respira un'aria particolare? Cioè, a me, vabbè, viene subito a pensare a uno degli slam, Maria, certo, che, quelli più, certo, vicini a noi, ecco. Però, quello che, certo, io te lo penso. Allora, sicuramente Wimbledon, come viene chiamato il tempio del tennis, Wimbledon si gioca a Londra, su erba vera, quindi c'è un lavoro che... una manutenzione che di un anno di lavoro, e praticamente lì, quando la pallina rimbalza, non si sente il rumore, perché immagina quando una pallina cade sull'erba, la pallina quasi non rimbalza e non si sente il rumore, si sente solo il rumore di quando i giocatori colpiscono la palla, e c'è dentro questo silenzio, questo suono è... cavolo, proprio lo chiamano il tempio del tennis. Tra l'altro a Wimbledon mi piaceva anche come tipologia di giocatrice cui ero, mi piaceva, e insomma è stato molto affascinante giocare lì. Ma da italiana, diciamo, il torneo dove personalmente ci tenevo di più a fare bene era il Foro Italico Roma. Il torneo internazionale che si gioca tutti gli anni a maggio, perché magari c'era la possibilità che magari amici o familiari mi potessero raggiungere, giocavo in Italia, tutto il tifo a favore, insomma, diciamo, le telecamere sono puntate appunto su tutti gli italiani, e quindi fare bene lì era una bella sensazione. E la tensione aumentava perché appunto ci tenevo tantissimo, e tra l'altro è stato molto bello come ho esordito a Roma. Ho esordito la prima volta grazie a una wild card, si chiama, che la federazione mi ha concesso questa carta per poter giocare a Roma, anche se non avevo la classifica a sufficienza. Mi ricordo ero in finale a un torneo juniores a Salso Maggiore Terme, un torneo under 18 internazionale, e praticamente dalla federazione mi è stata data questa wild card dove io dovevo giocare al sabato pomeriggio a Roma, ma io sabato mattina avevo la finale di questo torneo a Salso Maggiore. Quindi insieme a mio padre e al mio allenatore siamo riusciti ad anticipare la finale del torneo internazionale. Io avevo 16 anni, o forse 17, non ricordo esattamente. Alle ore 9 ho giocato la finale, ho perso 6-2-6-1 in 50 minuti, avevo già la testa a Roma. Oltre. Con la mia famiglia, in macchina il mio allenatore, siamo corsi giù a Roma, sono arrivata dentro al circolo tennis alle 14:50 per giocare la prima volta al Foro Italico contro la numero 150 al mondo che mi ha aspettato, 150 al giorno contro io che avevo 16 o massimo 17 anni, quindi puoi immaginare. Questa ragazza gentilmente mi ha aspettato. Vuoi sapere come è finita? Oppure, certo, vinto. Ho vinto. Ma perché ti eri risparmiata sulla finale?
Davvero, davvero. La mia testa era già proiettata a Roma e ho vinto 6-3 al terzo set, una bellissima partita. Quindi è stata proprio una giornata epocale, guarda, non me lo dimenticherò mai. Mi ricordo che mio padre è andato a fare il rifornimento, non ha fatto il pieno. No, non posso fare il pieno, perché se faccio il pieno perdiamo tempo. Fece 20.000 lire ai tempi e via giù a Roma diretti in macchina da Sesso Maggiore. E questo bello. È stato l'esordio al Foro Italico, quindi non posso dimenticarmelo mai, non potrò mai dimenticarmelo. Che bello. Sì. Volevo chiederti un'altra curiosità, alla fine hai detto appunto che hai girato il mondo, hai partecipato appunto a tantissimi tornei, però cioè, sei mai riuscito a soffermarti a visitare i luoghi in giro per il mondo in cui andavi a fare i tornei, o era semplicemente il tuo lavoro, quindi hotel, campo di allenamento, partita e poi si ripartiva? Sì, come è un po'... si riesce a coniugare ambo le cose o no? È un po' difficile perché ovviamente sì, alla fine giochi una partita al giorno, i tornei di tennis durano una settimana, iniziano lunedì e la finale è il sabato e la domenica e ogni giorno tu giochi, vinci, se perdi finisce il torneo e ti prepari per l'ultimo. Allora, le volte in cui magari andavi in un paese un po' più lontano, come magari poteva essere Australia o anche Stati Uniti, che programmavi una serie di tornei, tipo due o tre tornei di fila in quel paese, allora magari se capitava che, non so, a metà settimana o verso fine io perdessi al torneo, allora magari avevo qualche giorno libero dove cercavo di appunto visitare la città, vedere qualche cosa in più che non fossero hotel e campo da tennis, sicuramente. Poi sono una abbastanza curiosa di mio, mi piace socializzare, conoscere le altre persone, un po' le abitudini anche delle altre persone, quindi cercavo sempre appunto di vedere altro, anche per comunque mentalmente per ricaricarmi, perché ovviamente sei molto concentrato nel torneo durante il periodo in cui sei in gara, anche alla sera, diciamo, anche se sai che è finito, però la mente è sempre concentrata, quindi avevo proprio bisogno di fare altro, di staccare, di poter visitare qualche cosa, di conoscere altre persone per potermi ricaricare e affrontare magari un tour che poteva essere anche di un mese, insomma, potevi servire anche un mese, due a volte, prima di rientrare a casa. E quindi sì, ne approfittavo. Infatti la cosa bella che mi sono portata, insomma, che ho mantenuto, è che adesso magari mi capita con le ragazze che ho allenato fino a poco tempo fa, le ragazze che seguivo con la Federazione Italiana, di ritornare in questi posti dove ho giocato i tornei e ho degli amici, mi sono rimasti degli amici, delle persone che ho conosciuto, che rivedevo, che ho rivisto dopo diversi anni. Infatti loro mi dicevano: ah cavolo Mariana, ma in ogni posto che andiamo tu conosci qualcuno, hai amici. E questa è una bella cosa che mi è rimasta, che appunto spero di trasmettere anche a loro, perché comunque è un'esperienza stupenda. Lo rifarei alla grande quello che ho fatto, però insomma mi sono un po' mancate, diciamo, le cose semplici, la casa, i miei amici di casa, ma dall'altra parte sono riuscita anche a conoscere tante altre persone in giro per il mondo e anche a mantenere i contatti, quindi spero di trasmettere questa cosa anche a loro, che non c'è solo il tennis e i risultati, ma c'è anche una cosa al di fuori dello sport che poi ti rimane quando sei grande, certo, che è appunto il contatto, l'amicizia con le altre persone che conosci. Certo. Volevo entrare un po' dentro il campo da tennis, quindi volevo farti una domanda tra virgolette più tecnica, anche se forse non sono il maggiore esperto. Cioè, nel tennis sei da sola contro la tua avversaria. Quando tipo le cose non vanno come dovrebbero andare, dove si trova la forza, la volontà di provare a svoltare? Cioè, basta magari guardare il proprio allenatore o non so, i propri tifosi o la famiglia se c'è,
Oppure ci sei tu e basta. Cioè, nello sport di squadra invece sai che anche se è una giornata storta puoi vincere lo stesso perché non dipende solo da te. Volevo farti questa domanda qua. Certo, appunto per questo questo sport è così bello perché quando vinci sei tu che vinci, sei tu appunto, e quando perdi comunque dall'altra parte sei sempre tu. Quindi di testa è molto difficile, di molto difficile perché siamo esseri umani, quindi i momenti difficili, un po' più di debolezza li abbiamo tutti, e questo sport ti aiuta a anche quando pensi di non potercela più fare, ti porta a tirar fuori anche qualcosa che non te l'aspettavi di avere. Quindi anche quando pensi di non potercela fare, c'è sempre, sempre qualche risorsa ancora dentro. Sicuramente, sì, l'allenatore o chi comunque viene con te ti può dare un piccolo aiuto al di fuori, ma la forza che devi avere interiore deve essere veramente tanta, perché appunto non è uno sport di squadra, come hai detto tu, ma sei solo. E poi ti aiuta anche a trovare le soluzioni tante volte, perché ti dici ok, questa tattica non funziona, allora provo con l'altra tattica, e lì è un po' come nella vita, alla fine c'è sempre, non va il piano A, ma c'è sempre anche il piano B e a volte anche un piano C, quindi mentalmente ti fa maturare molto in fretta rispetto anche appunto a uno sport di squadra. Io ti dico anche che per quanto riguarda l'organizzazione delle trasferte, degli hotel, dei viaggi, io mi sono sempre fatta tutto autosufficiente, quindi spesso magari ti ritrovi, quando magari anche andavo da sola, che era un po' più grande, ti ritrovi, che ne so, lontana da casa, Russia, e tu devi organizzarti i viaggi, devi organizzarti il trasporto in aeroporto, insomma una serie di cose che comunque ti fanno crescere e maturare molto in fretta rispetto che magari a... Sentite? Sì, tutto ok. Ok, rispetto sì appunto a uno sport di squadra dove ci sono anche l'aiuto dei compagni. Il suo bello è proprio questo, vinci cambia un po' nel doppio, tu che hai giocato anche tanti doppi, cambia un po' quando giochi anche doppi. Tanti doppi, e in doppio addirittura ho raggiunto una classifica ancora migliore del singolo, in doppio sono stata 30 del mondo, il doppio è divertente, mi piaceva un sacco perché comunque avevo meno tensione perché c'è la compagna con cui magari ogni tanto puoi scambiare due risate, puoi condividere sia prima che dopo la partita, è un po' più leggero. E sì, devo dire che oltre a divertirmi poi mi ha anche aiutato comunque a migliorare il singolo, perché in doppio si serve molto, si fanno tante volée, tante gioco al volo, è uno sport, è un po' più dinamico del singolo, e quindi sì, mi ha aiutato sia a migliorare ma anche insomma a conoscere anche delle altre giocatrici, perché spesso mi è capitato di giocare con ragazze argentine, ragazze russe, e quindi anche di conoscere, di appunto fare quelle famose amicizie di cui ti ho parlato prima. Certo, e io volevo chiederti, prima mi hai parlato di una partita che ti è rimasta a cuore, che era quella agli Internazionali di Roma, però volevo chiederti se era quella in assoluto o ne avevi un'altra? E se c'era invece un'altra partita che avresti rivoluto rigiocare? Beh, sicuramente ti ho detto, sì, il fascino di Roma, tutte le partite di Roma vinte o perse mi hanno fatto vivere delle emozioni incredibili, uniche, ma diciamo quella più importante che ho vinto è stata a Bali, dove ho battuto la numero 2 al mondo ai tempi, Anastasia Myskina, e lei tra l'altro pochi mesi prima aveva vinto un torneo del Grande Slam a Parigi, Roland Garros, uno dei tornei più importanti al mondo. Peccato fosse Bali, che era lontanissima da tutti,
potuto vedere la partita, però comunque rimane a me sicuramente il risultato ed è sì una delle vittorie diciamo più importanti che ricordo come fosse ieri, ecco. Bari è stato il risultato più grande, sì. E la partita che vorresti rigiocare? La partita che vorrei... Bella domanda questa, anche questa è una bella domanda. La partita che vorrei rigiocare con Serena Williams agli US Open. Con Serena Williams agli US Open, sì. Ho giocato nel centrale degli US Open, che contiene 25.000 persone. Però. Il match serale, tra l'altro, quindi anche un campo abbastanza pieno di pubblico. E ho un rimpianto del primo set perché perdevo 4-1 e poi non riuscivo a rispondere perché lei serve molto bene, anche se la risposta è uno dei miei colpi migliori, non riuscivo a rispondere. Serve all'incirca 180 km orari. Sì, è abbastanza forte. È quasi come un uomo, gli uomini in giro dai 180 ai 200 km, 210 km orari servono, tirano veramente forte. Poi comunque sono riuscita a rigirare la partita e sono andata a 5 pari, ho avuto due palle, due punti per andare 6-5, poi andavo a servire e quindi in qualche modo potevo strapparle il primo set. Infatti lei era molto sciolta all'inizio, si stava annervosendo e io non sono riuscita, quei 2-3 punti mi sono girati un po' male, non sono riuscita a vincere il primo set, poi ho perso anche il secondo. Insomma, arrivare a un terzo set con Serena Williams agli US Open, poi può succedere di tutto, non sarebbe stato brutto come è successo a Roberta Vinci quando le due italiane, non so se hai visto, si sono affrontate in finale, tra l'altro Roberta Vinci e Flavia Pennetta sono mie coetanee e noi siamo cresciute insieme, abbiamo fatto tutti i tornei juniores insieme e quindi vederle giocare in finale per me è stato pazzesco, non ci volevo credere, ero pronta a partire, poi per una questione di tempistiche non sono riuscita ad arrivare a New York, stavo per partire, avevo già fatto la valigia per andarle a vedere. Invece c'è un punto che vorresti rigiocare, ho letto di quei 3 match point. Mamma mia, ho indovinato? Mamma mia, sì, bravo. Allora sono 3 punti. 3 punti. Quella è stata la mia prima finale in un torneo WTA, uno dei tornei più importanti che ci sono. Sì, diciamo uno dei tornei più importanti. E avevo 20 anni, quindi ero abbastanza giovane. E in finale a Casablanca. Vincevo 5-4 al terzo set, 40-0, quindi avevo 3 match point. E in uno di questi match point ho tirato un dritto incrociato e il giudice di linea, che sta sulla linea, con le mani ha fatto il segno che la palla era buona. Io ho alzato le braccia in segno di vittoria del torneo, ma poi il giudice di sedia ha fatto overrule, è sceso a controllare il segno e la pallina era fuori. Così, tipo di 2 mm. E io per 2 mm ho perso la finale, perché poi i punti successivi li ho persi, ho perso il terzo set e lì sì, non ho dormito per 2 notti. Non ho dormito perché sarei stata anche la prima italiana più giovane in assoluto a vincere un torneo WTA in un'età così giovanile, insomma, così giovane. Certo. Mio padre aveva organizzato tutto il pubblico a casa a vedere la partita e purtroppo sì, quello è stato il punto che vorresti rigiocare, insomma. Rigiocare, sì. Mariana, io adesso farei entrare una ragazza del Centro Giovani Big che magari ha qualche curiosità, qualche domanda da farti. Certo. Dal benvenuto a Chiara, allora. Ok. Ciao Chiara! Ciao! Ciao Chiara! Ti senti? Tutto bene? Allora, bene, bene. Una domanda che vorrei farti è la più grande tennista che hai affrontato? La più grande tennista? Ne ho affrontate diverse, numero uno o insomma prime 10
al mondo, ma la più grande è Lindsay Davenport, una tennista americana, forse perché era anche la prima mia prima esperienza contro una giocatrice così forte, sempre agli US Open sul centrale serale. Io avevo, sì, 19 anni e praticamente prima di entrare in campo, sai che la televisione ci inquadra tutte le luci contro di noi mentre stiamo per passare nel tunnel del campo centrale, ma questa giocatrice, oltre a essere forte, oltre a essere molto forte, era anche molto alta, tipo 1,92 m. Quindi io quel giorno lì, quella sera lì, mi sono guardata, ho guardato lei, guardavo le telecamere e ho detto: ma perché proprio io questa sera devo entrare dentro quel campo? E poi dopo mi sono sciolta, perché palleggiando così mi sono un po' sciolta, ho cercato di dirmi: Maria Elena, corri e guarda la palla, non pensare ad altro, non pensare alla gente, non pensare all'avversaria, non pensare alla televisione, pensa solo a correre il più possibile e guarda la palla. E da lì è andata anche abbastanza bene, perché insomma ho perso 6-4, 6-2, ho giocato bene e quella è stata la partita contro l'avversaria più forte che io abbia mai giocato, perché tirava fortissimo, grande, una struttura fisica imponente ed era appunto anche la mia prima esperienza. Chiara, hai un'altra domanda? Vai. Bene, grazie. Sì, sei arrivata a essere la 41esima al mondo. E ti ritieni soddisfatta della tua carriera oppure hai dei rimpianti, delle situazioni che ti piacerebbe rivivere? Guarda, allora sì, sono molto soddisfatta, anche perché sono partita da molto lontano. Cosa vuol dire? Che non avevo un grandissimo talento tennistico. Sono migliorata col tempo grazie alla mia voglia di arrivare, la mia voglia di fare bene, i sacrifici che ho fatto negli allenamenti, e quindi appunto come ti ho detto non avevo tanto talento, ma nel momento che sono arrivata lì forse non mi sono resa conto, come ti ho detto prima, perché è stato un gioco. Quando ero lì dentro le prime 40-50 posizioni al mondo, dovevo fare delle scelte per cercare di migliorare ancora il mio tennis, la mia classifica, magari anche provando delle esperienze all'estero di allenamento, ma siccome, come ho detto prima, è uno sport in cui giri tantissimo, avevo bisogno in quei 2 mesi di preparazione, che sono novembre e dicembre, i 2 mesi in cui ci si allena di più, di rimanere a casa. E lì, sai, magari andando, come hanno fatto alcune mie colleghe, allenandosi in Spagna o in America, dove c'era una temperatura anche migliore, o allenatori con più esperienza, magari potevo mantenere la mia classifica per più tempo, addirittura migliorarla. Invece ho preferito stare a casa e ricaricarmi, allenarmi dove stavo bene. Ecco, questo diciamo è l'unico rimpianto, però non posso dire altro perché, come ti ho detto, sono partita da molto lontano, non ero fortissima tennisticamente, ma la mia grinta mi ha fatto arrivare dove sono arrivata, quindi insomma va benissimo così, va benissimo così. Quindi alla base di tutto mai... l'allenamento e il lavoro, lavoro, allenamento. Non ti sentiamo? Eccoci. Sì. Non so se hai sentito la domanda. Alla base di tutto l'allenamento? Sì, sì, ecco. Una cosa che la mia famiglia, appunto mio padre, mi ha sempre detto: fai sempre qualcosa in più degli altri, che questo ti porterà a vedere qual è il tuo massimo. E queste sono state le parole che mi hanno fatto tenere, appunto, arrivare dove sono arrivata, farne sempre uno in più, al massimo, e appunto ha avuto ragione lui. Allenamento, sacrificio, che poi non è stato un sacrificio perché mi piaceva tantissimo e quindi non sentivo il bisogno di
uscire, fare festa, stare con i miei amici. Comunque per me avevo già degli amici nel mondo del tennis e anche l'allenamento in sé lo vedevo un divertimento e quindi sono stati sicuramente sacrifici, ma presi in maniera molto più blanda. Certo. Perché avevo passione in quello che facevo. Chiara, hai un'altra domanda? E quindi non avresti mai immaginato di arrivare a questi livelli all'inizio della tua carriera? No, non ci pensavo, non ci pensavo, sinceramente non ci pensavo, però caratterialmente se faccio una cosa la devo fare al massimo e devo vedere anche il risultato, non faccio mai niente così tanto per fare. E sicuramente se avessi visto che strada facendo magari non ottenevo quello che mi era un po', insomma, non prefissata, ma il mio sogno, avrei cambiato strada facendo, avrei magari studiato, fatto altro, però sì, è andato tutto in discesa, è stato tutto veloce, in discesa ed è arrivato senza accorgermene. Bene. Chiara, hai qualcos'altro da chiedere? Se no, diciamo, allora avrei un'ultima domanda perché so che insegni e volevo sapere se è semplice trasmettere la propria passione agli altri. Sì, guarda, adesso insegno, vabbè, non so se l'avete già letto, qui a Republic di Jesolo, insieme al, diciamo, allenatore che con cui ho iniziato a giocare a tennis, quindi una persona che conosco da tantissimo tempo. E, mi piace tantissimo insegnare perché adoro stare insieme ai ragazzi, insieme ai giovani, perché secondo me i giovani, anche nei momenti in cui magari della giornata o della vita uno ha qualche problema o non è molto felice, un po' più giù di morale, i giovani ti trasmettono una positività, una leggerezza che magari le persone più grandi non hanno più, quindi il giovane danno energia. E quindi sì, appunto insegno, mi piace tantissimo e credo di trasmettere questo ai ragazzi perché spesso mi ritrovo un po' come loro, mi piace parlare delle loro cose e vedo anche, soprattutto le ragazze ovviamente, visto che sono femmina, riescono a condividere le loro cose e spero in qualche modo sicuramente di aiutarle, visto che ci sono già passata, e anche di semplificare loro magari delle problematiche o delle situazioni che magari loro vedono insormontabili, ma alla fine, essendoci passata, ho, diciamo, le faccio arrivare alla soluzione del problema in maniera più veloce. Bene. Marina, ti faccio io, visto che stiamo andando verso la conclusione, volevo farti un'altra domanda, se appunto in questo mondo del tennis che hai frequentato e stai frequentato per anni, comunque sei riuscita a, appunto, ce l'hai già detto in parte, a stringere delle belle amicizie, però volevo chiederti anche se c'erano invidie, gelosie, o invece nel circuito si va tutti d'accordo. Guarda, è uno sport individuale, lo sai bene, uno sport dove ci siamo donne, e quindi già le ragazze, le donne, sai, piccola parte di invidia c'è un po' di più rispetto agli uomini che prendono le cose un po' più alla leggera. E diciamo sì che le ragazze con cui ho più legato sono quelle magari spagnole, sudamericane, insomma quelle un po' più latine. E facevo un po' più fatica con le russe, insomma una mentalità diversa, un po' più rigida, quindi con queste ho fatto più fatica. Sono rimasta in amicizia, in contatto con quasi tutte le ragazze italiane con cui ho giocato, mi sento, mi vedo, adesso si parla di tutt'altro, di famiglia, di lavoro, gli argomenti sono cambiati, ma sì, diciamo che le amicizie che ho formato quando giocavo a tennis sono quelle che, anche se magari non ti vedi per tanto tempo,
anche dopo un anno ti bastano 5 minuti e sembra che il tempo non sia mai passato, perché le esperienze che hai vissuto insieme sono talmente forti che basta uno sguardo, un caffè è tutto come prima. E quindi sì, l'esperienza che mi dà questo sport è unica, e solo praticandolo, solo vivendolo, si può capire, come credo non solo il tennis ma gli sport in generale. Perfetto. L'ultimissima, Maria Elena, volevo chiederti appunto l'ultimo messaggio, di dare un consiglio, Mari, ai ragazzi che ci stanno ascoltando da casa, proprio a chi magari sta muovendo i primi passi in questo sport, ma magari anche un consiglio per chi pratica qualsiasi sport, un consiglio in generale. Certo, guarda, il mio consiglio è, come ho detto prima, di fare lo sport perché piace, perché si divertono. Non fare sport perché te lo dice la mamma o te lo dice il papà, perché alla fine non viene fatto nella modalità corretta. Quindi scegliete lo sport che vi piace fare, avere il coraggio di dirlo, non per accontentare appunto la mamma o il papà, che sicuramente poi, anche se uno non diventa numero uno al mondo, è un'esperienza che vi portate dentro e che è una formazione che vi dà lo sport che praticate, ma dovete essere voi ragazzi a sceglierlo, e vedrete che sicuramente vi darà delle soddisfazioni, e riuscirete anche a vedere qual è il vostro massimo, quella è la cosa più bella, essere voi stessi invece che accontentare magari altre persone. Bene, grazie mille Maria Elena. Allora noi siamo arrivati in conclusione, ti ringrazio ancora per essere stata con noi, è stata veramente una piacevole chiacchierata. Grazie. Grazie, grazie a te, Chiara. A voi, e allora vi aspetto al Republic tutti quanti. Certo, a questo punto. Io sai che prendo un po' il campo, quello più piccolino. È importante iniziare, poi dopo tutto arriva. Grazie ancora Maria Elena. Grazie ancora. Buona giornata. Io saluto tutti quelli che hanno assistito a questa diretta e vi invito a seguire la nostra pagina Facebook BT Jesolo Giovani, dove saranno promosse le nostre prossime iniziative. Grazie a tutti, grazie Chiara, grazie Maria Elena. Ciao. Grazie, ciao, grazie. Ciao Matteo, ciao Chiara. Ciao. Ciao.